31 liste e 11 candidati sindaco sono i numeri delle elezioni comunali di Taranto. La lista del 12° candidato sindaco Giusi Messina di Italia Giovane e Solidale è stata respinta dalla commissione elettorale del comune incaricata di vagliare la regolarità per numero insufficiente di consiglieri comunali, solo 9. Le norme invece prevedono che si vada da un minimo di 22 ad un massimo di 32. A Taranto si ripresenta dunque Ezio Stefano, sindaco uscente, che può vantare una coalizione robusta che mette insieme in tutto 9 liste. C'è intanto il suo movimento civico, SDS, Sinistra Democratica per Stefano, e poi SEL, il movimento del governatore Nichi Vendola, e ancora PD, Italia dei Valori, Puglia per Vendola e PSI uniti in una sola lista. E ancora, per il sindaco uscente Stefano, ci sono anche API, UDC, Ambiente e Lavoro, una lista vicina alla UIL di Taranto e l'Udeur. 5 liste a testa schierano poi 2 forti competitor di Stefano, l'ambientalista Angelo Bonelli e Mario Cito, figlio di Giancarlo, già sindaco di Taranto, ex deputato e leader di AT6. Le liste che sostengono Cito sono AT6, Giovani in Azione, La Destra, Uniti per Taranto, In Discussione, Fiamma Tricolore. 5 anche le liste Bonelli, che da leader nazionale dei Verdi ha accettato la proposta di candidarsi sindaco di Taranto a causa della grave emergenza ambientale derivata dall'inquinamento che affligge la città. Per Bonelli sono dunque in campo le liste Aria Pulita per Taranto, Ecologisti, Mamme per Taranto, prima lista questa ad essere presentata in comune, e ancora Rinascere e Rinnoviamo Insieme. 3 liste in campo ci sono poi per il candidato sindaco Dante Capriulo, ex assessore alle finanze della giunta Stefano, poi entrato in rotta di collisione col sindaco. Capriulo, in uscita del PD, è stato designato candidato in quanto ha vinto le primarie dei dissidenti, rifiutati sia dal Partito Democratico che dagli altri partiti del centro-sinistra. Si schierano con Capriulo Movimento Ionico per la Legalità, Noi Democratici e Rifondazione. I comunisti erano inizialmente alleati del sindaco Stefano, poi la rottura quando nella coalizione ha fatto ingresso l'UDC, inizialmente con il centrodestra. Il PDL, che ha come candidato sindaco l'ex assessore comunale di Taranto Aldo Condemi, schiera solo 2 liste, quella del Popolo e delle Libertà e la Puglia Prima di Tutto, venuta meno invece la lista di Future Libertà per l'Italia. A Taranto inoltre il Terzo Polo ha saltato la sua prima prova elettorale dopo la Costituzione, in quanto non è riuscito ad esprimere un candidato sindaco unitario, mentre 5 candidati sindaco hanno solo una lista a loro sostegno e sono Luigi Albisini con Taranto C'è, Licia Bitritto Polignano con il Movimento Schittulli, Mimmo Festinante con Galesus, Alessandro Furnari con 5 Stelle, il Movimento di Beppe Grillo, Massimiliano Di Cuia per Io Sud e Patrizio Mazza, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, con la lista ecologista Cambiamo Taranto.